sensazione di poterla vincere, paura di perderla dopo essere rimasti in 10 ed aver subito il pareggio, episodi arbitrali discussi, un 1-1 finale che può tutto sommato essere accettato di buon grado dall'Arezzo contro la Pro Patria, Amaranto in vantaggio in chiusura di primo tempo grazie ad uno splendido calcio di punizione di Brunori al quinto gol in campionato, mandato all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo Basit, già ammonito, viene espulso per un secondo giallo tra l'ingenuo del giocatore e l'esagerato del direttore di gara. Arezzo in 10 che si fa raggiungere sull'1-1, stranissimo tiro cross di Mora da destra con Pelagotti che lo trasforma in gol. L'Arezzo subisce il colpo e rischia anche il KO, fallo di Zappella su Galli, le noci dal dischetto spara fuori. Gli Amaranto riprendono coraggio nel finale, prima Bruschi con la porta vuota viene murato da Zaro e poi Tassi, entrato dalla panchina, viene probabilmente steso in aria per un rigore che sembra colossale, ma non per l'arbitro. Finisce 1-1 per l'Arezzo, terzo pareggio casalingo consecutivo nel mese dove saranno altre 4 le gare al comunale, sperando di tornare alla media d'inizio stagione. È più l'espulsione che ha modificato il corso delle cose, è stata una partita difficile, come sapevamo, è la classica partita di Serie C. Alla fine, secondo me, il primo tempo ci ha meritato di andare in vantaggio, perché dopo i primi 20 minuti, dove la gara è stata equilibrata sotto tutti i punti di vista, man mano che si sono allungati i minuti abbiamo trovato più spazi tra le linee, abbiamo creato 3 o 4 presupposti per andare in vantaggio. Una volta che siamo andati in vantaggio, noi siamo anche squadra che tendenzialmente gestisce quello che fa. Dopo 5 minuti abbiamo subito l'espulsione di Basit, 40 minuti con recupero, quasi un tempo intero in uno in meno, ci può stare di far fatica, alla fine ci può stare pure l'infortunio di Pera, il calcio sono cose che succedono. Se no dovevo togliere Persano dopo 5 minuti, secondo me ammazzavo il giocatore, ma non per meriti o demeriti. Ho lasciato uno fresco, ho preferito rimanere con una punta e coprire un po' gli esterni, non però rinunciando ad essere offensivo, per quello ho inserito Bruschi, uno dei due esterni, perché altrimenti avrei fatto solo che fase difensiva. All'inizio abbiamo provato a metterci uno dei due attaccanti larghi, però non posso chiedere loro di essere ligi a fare una cosa che è troppo diversa dalle loro abitudini, è andata così. Io credo che alla fine discutiamo degli episodi, compreso il rigore non dato a Tassi e compreso alla fine se Bruschi fa gol il 2-1, stiamo qua a dire che ho fatto un grande cambio, perché tanto il calcio va così, però non c'è problema. Vado sereno, oggi per me è un punto guadagnato. Ecco, a proposito degli episodi arbitrali, però insomma c'è di che discutere, sia del secondo giallo a Basit e soprattutto del nostro rigore su Tassi. Stiamo qua a discutere del più o del meno, poi fuori casa subiamo spesso situazioni ibride, perché io non parlo di decisioni di chissà che, subiamo decisioni ibride contro, poi vengono in casa nostra e subisco decisioni ibride contro. Se mi spiegano come mai succede, io vi posso rispondere. Con questo non vado cercando l'alibi a partita che ho pareggiato, non pensavo di vincerle tutte e vi ripeto che secondo me oggi è un punto guadagnato per come è andata la roba. Detto questo, si può fare come ha fatto oggi. Invece di perdere tempo a far cambiare i pantaloncini a Pinto o i calzettoni a loro, deve pensare a fare le cose giuste quando c'ha da farle, perché qua siamo tutti che lavoriamo per tentare di ottenere risultati e non mi va di sprecarle per queste robe qua.